Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati su Suikoden 2, è arrivato il momento di ritornare nel nostro castello. E vedete, oh, quartier generale. Ci saranno un bel po' di eventi da affrontare, quindi la mia gola sarà veramente complessa. Però vabbè, lo faccio per voi, continuiamo il let's play. Eh sì. Se non sbaglio è di qua che si va, vero? Non mi ricordo neanche più. Forse si va sempre dritti. No, non si va sempre dritti. Qui si sale, si scende, cos'è? Sono le prigioni. Oh mio Dio, questo castello è immenso. Guardate quanta roba. Aha. Shido, Apple, siete tornati. Com'è andata? Siete riusciti a parlare allo stratega? Shu ha promesso di aiutarci, dovrebbe arrivare presto. Suppongo che il resto dipenda da questo tuo stratega, ma possiamo veramente fidarci? Dopotutto era stato espulso. Se non ti fidi di me, forse dovresti andartene. Calmati. Shu, che rapidità! C'è molto da fare, e perciò ho spronato i cavalli. Ho usato 3 destrieri per arrivare qui. Ehi tu, grande e grosso, sei tu Victor? Sì, sono io. Ascoltami, esegui i miei ordini e fai quello che ti dico, e potremo battere l'esercito di Highland. Se non credi in me, perderemo. Se vuoi vincere, non mettermi più in dubbio. Se non puoi farlo, ti considererò un ostacolo da rimuovere. What? Apple, sto cominciando a capire perché è stato espulso. Ehi ragazzo blu, tu sei Flick, vero? Quanti soldati abbiamo? Attento a come mi chiami. Se sommiamo gli ex soldati di Muse e South Window, più donne, bambini e volontari a più anziani, ne abbiamo circa 2000. Quelli e questo vecchio castello, l'esercito di Highland invece è arrivato a 20.000, con l'aggiunta delle truppe di South Window. Ho un piano. Se mi ricordo, questo castello è stato importante nel contrattacco contro l'impero Scarlet Moon. Forse 2000 soldati bastano. Possono essere 20.000, ma devono lasciare soldati nelle guarnigioni quando passano. In realtà hanno solo 10.000 soldati che possono spostare. Inoltre un terzo di questi sono ex soldati di South Window. Nelle condizioni adatte dovremmo essere capaci di convincerli ad unirsi a noi. Se ci riuscissimo avremo una forza di 5.000 a paragone della loro 7.000. Abbiamo una buona possibilità di vincere. Sono colpito, ascoltandoti mi sto convincendo che abbiamo una possibilità. Ma com'è esattamente il piano? Fred. Sì, signore. Infiltrati nell'esercito di Highland e spargi la voce che i soldati di South Windon verranno giustiziati a fine guerra. Capisco, signore. Tutti gli altri rimarranno qui a proteggere il castello, dobbiamo guadagnare del tempo. E poi, non abbiamo rinforzi e non penso che le voci di Fred possano convincere quelli di South Windor a cambiare partito. Il nemico cercherà sicuramente di circondare questo castello. Invieremo una piccola unità dietro al nemico e faremo attaccare alle spalle l'unità di Salon G. Se attacchiamo il loro generale, le truppe rimarranno scosse. Dovremmo così convincere quelli di South Windor a cambiare partito. Aspetta un attimo, questa è una penisola. Come facciamo da girare il nemico che ci ha circondato? L'esercito di Highland ha fatto solo battaglie a terra, non hanno esperienza sull'acqua. Per Salon G l'acqua è solo un ostacolo. Ma noi useremo il lago a nostro vantaggio. Dovremmo poter farci prestare delle navi dal villaggio vicino. Hai pensato proprio a tutto? Comincio a pensare che vinceremo. Sì, vinceremo, vinceremo! Ok, penso di potermi fidare di te. Allora chi attaccherà l'unità di Salon G? Io o Victor? No, lascerò questo ruolo ad un altro. Shido, vorrei che lo facessi tu. Va bene. La chiave per la sconfitta di Luca Blight è letteralmente nelle tue mani. Contiamo tutti su di te. Bene, tutti al lavoro. Fred, ti aiuterò a pensare a cosa dire ai soldati di South Window. Per la memoria di Gran Meyer. Per la gente di South Window combatterò con tutta la mia forza. Ok, conto su di voi. Victor, Flick, Zai, cercate di proteggere il castello.
Apple, voglio che tu scelga 300 soldati dai nostri 2000. Quella sarà l'unità di Shido. Sì, signore. Questa volta mi piacerebbe vincere. Non fare errori. Bene, non c'è più tempo. Se perdiamo questa battaglia non ce ne saranno altre. Si preparino tutti. Oh, mi dispiace. Mi dispiace di averti svegliato, ma hai dormito così tanto. Devi essere stato molto stanco. Sono successe molte cose. Perché è successo questo? Perché devi fare tutto tu? Non sono sicura di fidarmi di questo Shu. Ma suppongo ora non ci sia altra scelta che combattere. Andrà tutto bene. Io sarò qui per proteggerti. Andiamo, è quasi ora. Ora di combattere di nuovo. Ok. Approfittiamone per salvare. Giustamente. Perché dovremo affrontare una battaglia importante. Bene. Ehi Shido, hai dormito bene? La prossima battaglia dipende da te. L'esercito di Island è arrivato, sembra che stiano cercando di circondare il castello. Ok, ora, Victor, Flick, siete pronti? Lascia fare a noi. Proteggeremo questo luogo. E tu, Shido? Non preoccuparti, sono pronto. Ok, iniziare l'operazione. Buona fortuna, Shido. Buona fortuna, ma fai attenzione, Shido. Ed eccoci. Bene, sono tipi in trappola. Schiacciateli, non lasciateli scappare. Ma i nostri fianchi sono troppo esposti, le nostre forze troppo esposte. Fianchi esposti? Solo i campi coltivati di South Window. Non si preoccupi, li prenderemo. Sarà divertente. Il vecchio coniglio di South Window si è reso senza combattere e mi annoiavo. Ascoltate, dobbiamo tenere occupato il nemico sino a che Shido arriva da dietro. Saremo più forti. Inizio battaglia. Non dovrebbe essere una battaglia complessa, effettivamente. I primi turni non dovremo fare praticamente niente perché giustamente ci saranno le truppe nemiche che avanzeranno. E c'è Fred Y che in realtà è Fred Y, quindi spero che non faccia l'idiozia di attaccare i nostri alleati. Shido, avete solo uno scopo, l'unità principale di Solon G. Potete ignorare il resto. Ok. Ma c'è anche Gilbert, che non deve assolutamente morire. E ricordo anche una cosa. Praticamente, se muore qualcuno, sarà morte vera. Nel senso, il personaggio non sarà più reclutabile. Infatti Gilbert è un personaggio che funziona ad esempio solo durante questo tipo di battaglie, se non sbaglio. Però, come posso dire, può morire. E quindi se muore, niente da fare. Ci sono personaggi che funzionano sia in battaglie normali e sia in queste battaglie. Personaggi che funzionano solo in queste battaglie, eccetera eccetera. Attacchiamo. Wow. Ma che accade? Il nemico attacca dai fianchi. Cosa? E da dove vengono? Siamo circondati. Non fare il coniglio, torna al fronte. A questo problema ci penso io. Ehi, guarda lì. L'armata di Island, sono stati battuti? Guardate tutti, Shido sta attaccando l'unità personale di Solon G. Un coraggioso. Davvero? Unità di Solon G? Lord Shido, ecco un uomo che potrebbe portarci alla vittoria. È l'occasione che aspettavamo. Vittoria! Certo, è ora che paghino per quello che hanno fatto a Lord Grandmeier. Per South Window. Ha ragione, è l'occasione che aspettavamo. Distruggiamo l'armata di Highland. Shido, il nostro lavoro è finito per ora. Dobbiamo tornare. Ottimo. Ovviamente Fred Y, non farti morire, che mi preoccupo. Ok.
Che rune abbiamo? Guarisce dai danni. E guarisce i circostanti. Sì, guariamo. Bene. Ora fa tutto il computer perché ancora non abbiamo il possesso di tutte le truppe. Wow, Fred Y, complimenti, ottimo. Sei bravo. Lui attacca, ma niente da fare. Ok. Vi ricordo che se l'unità di Shido, comunque del capo, viene sconfitta, è game over. Forza, ce la potete fare. Sono sempre belle da vedere questo tipo di battaglie. No. Ok, voi tenete lì. Non fate idiozie. No, Fred Y, che cosa combini? Vabbè, attacchiamo, dai. No, 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 voglio andare di qua. Posso ancora combattere. Ok, se non sbaglio, alcuni personaggi non muoiono totalmente perché non è uscita la scritta è morto. Vediamo se ho ragione. Gilbert però è uno di quelli che può morire. Wow. Perfetto. Wow! Che mazzata! Ok, meno male l'unità di Flick può attaccare da lontano. Fred Y però è andato KO. Aia! Vediamo. Ma proviamo ad attaccare, dai. E sbam. Volevo provare a vedere se auto ripara. Ah, è solo per me. Ok. Buono a sapersi. Ora lo so. Ah, non vuole rischiare, attacca da lontano. Ma mi sa che ormai per lui è finita, vero? Vedete questo com'è? Si avvicina. Ok. Lord G, così non va. Di questo passo circonderanno anche noi. Lo so, sciocco. Ritirata. Ritirata completa. Yeah. Tarara. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Shido, se ne vanno. Ci siamo riusciti, eh? Sì. Ehi, Lord Shido è tornato! Ce l'hai fatta, Shido. Ce l'hai davvero fatta. Sono così contento. Anche Pirika era preoccupata. Ma Shido sta bene. Dai, sono tutti nella sala grande. Oh, siamo a Hogwarts. Oh, Ellie può usare una seconda runa adesso. Che bello aumentare di livello, eh.
E c'è anche Fred Y, meno male. Sei famoso, Shido. Improvvisamente sei l'eroe di tutti. E con buona ragione, questo è il giovane che ha sconfitto l'esercito di Highland. Tutti parlano di te, ti chiamano l'araldo della vittoria. Siamo riusciti a vincere questa battaglia. Abbiamo già perso Lady Annabelle e Muse. È caduta sotto il controllo di Highland. Lo stato è a pezzi e i suoi persiti corrono il rischio di essere distrutti una alla volta. Inoltre, prima o poi, l'unità principale di Luca Blight, la White Wolf Guard, ci attaccherà qui a North Window. Nelle nostre condizioni attuali non saremmo in grado di difenderci da un tale attacco. Dobbiamo radunare più forze qui. Stai dicendo di fare il tuo quartier generale in questo castello per poter combattere l'esercito di Highland? Esattamente. Abbiamo già un buon mezzo per raccogliere la gente. E questo bel vecchio castello. Ora abbiamo bisogno di qualcuno per mettere a fuoco questa forza. Qualcuno che ci accomuni tutti. Ci serve un capo. Shu, stai dicendo che tu sarai tale capo? No. No, io non posso farlo. Io sono un genio militare, ma non sono bravo a guidare la gente, ad ispirarla. In tal caso faremo appello ai sindaci rimanenti, ma senza un capo non sono sicuro che ci aiuteranno. C'è qui una persona che dovrebbe essere il nostro capo. Una persona che avevate usato come prigioniero. Shido. No, voglio dire Lord Shido. Tu sei quello che deve diventare il capo dell'esercito del nuovo stato. Devi mostrarci la via per la vittoria. Aspettate un momento. Perché? Perché Shido? Non va bene. Puoi spiegarmi perché? Scusami, Nanami, non credi in me? È forse il nome Genkaku, Shu? Genkaku. Vuoi dire quel Genkaku? Tu sei il figlio dell'eroe Genkaku, scacciato dalla città-stato 30 anni fa. Sulla tua mano è la stessa runa dello scudo lucente, che aveva anche Genkaku. Tu sei Lord Shido, che ha sconfitto Solon G di Highland. Molta gente spera in te. Ma più di tutto, ho visto il tuo ingegno, il tipo di ingegno in cui necessita questa epoca. Tu devi comandare l'esercito dello Stato. Io? Un capo? Un attimo, Shido. Sei sicuro? Io penso che dovresti pensarci ancora un po'. Ma Luca Blight... È vero, però... Perché tu? C'è qualche ragione per cui debba farlo Shido? Sarà molto pericoloso. Ma se posso aiutare... Sì, ma... Non possiamo aspettarci che Shido decida ora. Gli serve del tempo, ma voglio parlare a Shido di qualcos'altro. Qualcosa che Annabelle non ha fatto in tempo a dirgli. Lord Shido, prendi tempo se ti serve pensarci. Torna qui quando hai preso la tua decisione. Io credo in te. Shido, Nanami, più tardi venite alla taverna. Vi racconterò di Genkaku. Ehi, che cosa farai? Non puoi decidere una cosa così grande con facilità, vero? Ehi, Shido, vuoi veramente quel tipo di potere? Ah, lascia perdere. La smetto. Sto comunque disturbando entrambi. Che cosa vuoi fare? Andiamo alla taverna? Mi piacerebbe sentire di Genkaku. Oppure vuoi finire la serata? Puoi prendere la tua decisione. E domani mattina. Cioè, vabbè. Ok. Ovviamente voglio andare alla taverna, perché altrimenti non potremo fare... parlare con Victor. Ok, ovviamente salviamo. Perfetto. E poi andiamo alla taverna. Ma ragazzi, lo faremo nel prossimo episodio, perché siamo già a 19 minuti. Io vi lascio qui e vi saluto. Ciao!